Chiedo adesso a un amico, mi permette il professor Di Masi di chiamarlo così, una persona che probabilmente qualcuno ha visto anche in televisione, Domenico De Masi, un sociologo noto alla massa, si dice così, ma non perché evidentemente gioca a calcio, ma perché si occupa di problematiche sociali. E noi abbiamo avuto, purtroppo per lui, la fortuna di conoscerlo, violo la privacy, ma sono stato autorizzato perché ha avuto un ictus. Non sembra, ma Domenico De Masi è uno dei nostri Lazzaro Arsi del Cammina, come dice giustamente il professor Inzitere. Quindi basta le mie chiacchiere, lascio al professor De Masi la parola. Grazie. Ma non sembra che ho un ictus. Non sembra che ho avuto un ictus per il semplice fatto che già prima ero castrato, quindi non c'è stato. Naturalmente il mio punto di vista in questa rapido intervento è appunto quello dell'ottica del paziente, perché ho avuto questa avventura che poi in qualche modo è stata perfino una fortuna di essere vostro ospite dopo appunto E quindi il piccolo contributo che posso dare è cercare di farvi capire qual è la psicologia della persona che viene all'improvviso colpita da questa disgrazia praticamente e si ritrova in una situazione come quella del Santa Lucia. Anzitutto, qual è la testa del paziente? È la testa che è formata, diciamo, dal punto di vista della sua personalità psicologica, come tutte le altre teste, di una sfera razionale e di una sfera emotiva. Tutti noi abbiamo questa duplice, diciamo, visione del mondo. La sfera razionale, che praticamente contempla tutta la dimensione delle conoscenze, delle memorie che abbiamo con noi, e sono quelle, diciamo, intaccate per prime. Io praticamente nei primi giorni non capivo assolutamente nulla, avevo perso completamente la conoscenza e la parola, oltre che naturalmente l'uso di una parte del mio corpo. E poi c'è la dimensione emotiva è fatta di opinioni, atteggiamenti, emozioni e sentimenti. E tutto questo che viene, diciamo, coinvolto nel momento in cui da una situazione che, insomma, riteneva normale passa a una situazione totalmente patologica, che però lascia delle parti di consapevolezza. Cioè, quando si è completamente inconsapevoli il problema non si pone. Si pone per i familiari, naturalmente, si pone per chi sta intorno e si pone per i medici, ma non si pone per lui stesso. Quando invece c'è ancora una parte di consapevolezza e uno capisce di stare in una situazione dalla quale al limite potrebbe non uscire dal punto di vista del pensiero, la cosa diventa più complessa. Nel caso mio, e credo che sicuramente nel caso di qualunque paziente, c'è poi l'apporto delle proprie conoscenze professionali. Naturalmente è diverso se il malato è un medico o se il malato è una persona totalmente sguarnita dal punto di vista delle conoscenze mediche. Nel caso mio, io sono un sociologo, insegno sociologia del lavoro e dell'organizzazione, per cui il mondo lo vedo da questo angolo di visuale, anche se vado in un negozio, sono da Ikea o altro, senza volerlo sto attento a come è organizzato tutto questo. Per cui, sia pure nella situazione obnubilata, diciamo, della prima fase e poi via via quella di maggiore conoscenza, quello che io non potevo non osservare era il mondo organizzativo che mi stava intorno. E man mano questo mondo organizzativo mi appariva nelle sue componenti principali. E quali sono le componenti? Naturalmente la tecnologia, perché ci si trova di fronte a macchine, a esercizi, eccetera, che erano del tutto sconosciuti prima. L'elemento importante è la competenza nelle cose che ti fanno fare,
che non sia mai uno scoprisse, per esempio, che essendo stato l'artefice di tutto questo, il dottor Paolucci, che Paolucci è incompetente, naturalmente non può neppure scappare, sarebbe una cosa terribile. Per cui l'acquisizione del concetto e della consapevolezza di competenti intorno a sé, che ti dicono delle cose e capiscono quello che tu stai passando nella tua mente, e tutto questo trova un riscontro preciso in quello che uno sente, dà una conferma del fatto di essere in un contesto di cui ci si può fidare. Perché l'elemento principale psicologico è proprio di sentirsi assolutamente fragili, una fragilità totale, e quindi il bisogno di aggrapparsi l'altro elemento è l'organizzazione complessiva. L'organizzazione, per quanto uno sta in una situazione quasi da mummia, diciamo così, comunque ha delle scansioni, ha dei tempi, ha i pasti, ha gli incontri con i fisioterapisti, e uno si accorge se intorno a sé c'è organizzazione o meno. In questo io sono stato fortunato, perché essendo un esperto di organizzazione capivo di più quelle cose che altri parenti, per esempio, consideravano disfunzioni, e che invece io mi rendevo conto che erano indispensabili sotto questo punto di vista. L'altra cosa di cui uno si accorge subito è se le persone che lo circondano sono motivate o meno. Ho tenuto conto che su tutti questi punti io, man mano che andavo avanti nel comprendere, vedevo aumentare la mia fiducia. Io credo che questo sia stato un elemento fondamentale nella mia guarigione. Ora non so da che cosa che dico se vi appaio totalmente non guarito, però insomma io posso sperare che in qualche modo, diciamo, sono guarito. E l'organizzazione si basa poi sulla motivazione delle persone. Vedete, ci sono tanti mezzi per capire se un'organizzazione è motivata o no. Faccio un esempio: in questo momento sto curando l'organizzazione di una grande struttura di 104 aziende vinicole. Beh, può sembrare strano, ma anche lì ci vuole una grande motivazione. Per esempio, nelle cantine bisogna girare 4 volte al giorno le bottiglie. Sono milioni di bottiglie. Se la persona che lo fa non è motivato, finge di farlo, ma poi non lo fa. La motivazione è proprio l'organizzazione che è introiettata dalla persona che la deve gestire. E io da che cosa vedevo la motivazione? Dalla reazione, non tanto ai malati. È chiaro che noi malati, quando siamo malati, diamo dei problemi enormi a chi ci circonda, che ci deve accudire in tutto. Ma io ho trovato che la cosa più difficile da gestire sono i parenti. I parenti dei malati sono, anzi, se avessi modo, magari ne parliamo, mi piacerebbe fare uno studio sociologico sull'atteggiamento dei parenti. Bisogna mettersi anche nei loro panni, perché si vedono in una situazione anche loro del tutto inedita, e tendono naturalmente a dare la colpa a tutti, tranne che a se stessi e al malato, ovviamente. E lì si vede la motivazione, nella pazienza, per esempio, notturna delle infermiere, una cosa pazza, straordinaria. E sapete che ce n'erano alcune che all'inizio a me sembravano piuttosto rozze, diciamo così, come provenienza, eccetera. Erano le più umane, straordinariamente vicine proprio ai clienti peggiori, quelli che più si lamentano, quelli che più proprio stuzzicano quasi senza volerlo la pazienza. Poi ci sono i valori, e questi secondo me nella medicina sono molto importanti. Io sono figlio a mia volta di medico, mio padre era chirurgo, e credo che nel caso della medicina i valori sono importanti. Una grandissima filosofa, Agnes Heller, ha distinto i bisogni e i valori che noi ci portiamo appresso in due grandi categorie. Vabbè, ci sono i bisogni di sopravvivenza, quello di cibo, di aria, eccetera, che sono comuni praticamente a tutte le cose vive, comprese le piante e gli animali, ma ci sono dei bisogni e dei valori tipicamente umani, proprio degli esseri umani. E lui li divide in due categorie. Da una parte
i bisogni di carattere quantitativo, lei li chiama anche alienati, sono quei bisogni in cui non si arriva mai alla fine perché c'è sempre qualcuno che ha qualcosa in più. E sono i bisogni di denaro, il bisogno di possesso di oggetti e il bisogno di potere. Quando prevalgono questi tipi di bisogni, naturalmente tutta l'organizzazione diventa di un'estrema competitività. Vi è però, per fortuna, tutta un'altra serie di bisogni che lei chiama radicali, cioè che attengono alla radice profonda dell'essere umano, e sono il bisogno di introspezione, cioè il bisogno di stare ogni tanto con se stessi a meditare, a riflettere sul proprio destino, sono il bisogno di amicizia, sono il bisogno di amore, sono il bisogno di gioco, sono il bisogno di bellezza e sono il bisogno di convivialità. Bene, io ricordo che mi ripassavo questi bisogni e cercavo di capire in che misura venivano in qualche modo soddisfatti qui mentre ero paziente. Ecco, non ho mai riscontrato qualcosa che attenesse ai bisogni quantitativi. Nulla qui a Santa Lucia evoca problemi di corse al potere e di corsa alla ricchezza. E questa è la prima cosa, perché quando si vede l'opportunismo economico agganciato alla medicina, beh, è proprio estremamente demotivante. E invece tutte le altre cose c'erano, tutti gli altri valori erano veramente fortemente vivi. E infine, per noi, altre due cose veramente ci sono nell'organizzazione. Una invece su cui ero molto critico, ed era l'immagine. Dunque, dovete sapere che dopo qualche giorno che io ero qui in clinica, Luigi seppe che c'ero, e non so come, ma sapeva che io mi interessavo di scienze organizzative, e venne nella mia stanza, si tratteva proprio con me, con l'altro paziente che era nella stessa stanza, e poi da quel giorno praticamente ogni giorno diceva: tu non dire niente di medici, ma piglia l'ascensore, cioè vieni da me. Dice: tanto secondo me se chiacchieriamo un po' ti fa bene pure il cervello. E da allora è cominciato un dialogo e un'amicizia profondissima, proprio straordinaria, di stima infinita da parte mia per questo personaggio, veramente secondo me da serie televisiva, proprio straordinario, perché aveva un insieme di elementi veramente difficili da trovare. Io ho avuto la fortuna nella vita di conoscere persone veramente straordinarie, ho avuto la possibilità di studiare ospite in Francia quando ero giovane, del massimo filosofo francese, sono stato molto amico per esempio di Oscar Niemeyer, il grande architetto di Brasile, ma devo dire Luigi, tra i geni, perché era un genio di sicuro, è quello che mi ha colpito di più. Bene, credo che la sua presenza qui sia stata fondamentale, perché creava un clima, e il clima è la cosa più difficile nelle organizzazioni da ottenere. Noi che ci interessiamo di organizzazione, è questo il capitolo più difficile, anche quando do una tesi di laurea, le tesi di laurea sul clima sono le più difficili, perché è qualcosa di impalpabile, eppure è qualcosa di estremamente poi pratico, utile, perché fa ottenere risultati. E io credo che la cosa più bella della Santa Lucia sia, almeno per me, è stato sicuramente il clima, a cui contribuivano tutti. Penso per esempio alle due fisioterapiste che mi hanno curato. Loro hanno fatto, mi dicevano negli ultimi giorni: guardi, lei se poi deve curarsi ancora, naturalmente deve spendere parecchi soldi, ma se lei è bravo, noi le insegniamo gli esercizi che deve fare dopo. E poi lei, se ha dei dubbi, ci telefoni ogni tanto e noi la correggiamo in questi esercizi. E hanno dedicato gli ultimi giorni a insegnare gli esercizi che poi ho fatto per un anno intero. Perché l'unica cosa che ci ho messo io è che ho capito subito che dovevo essere obbediente, perché da quell'obbedienza derivava il mio. Finisco dicendo, no,
finisco dicendo che cosa. Una volta vi riferisco di una delle tante conversazioni che erano lunghissime con Luigi. Luigi aveva tante cose da fare, poi metteva da parte queste cose e chiacchieravamo. Io dicevo, sai Luigi, secondo me il problema grosso è dopo, perché questo è come se uno ricominciasse una nuova vita. E uno pensa, visto che ho fatto un sacco di errori nella prima vita, per esempio ho dedicato tempo a cose inutili, ora la seconda vita come l'affronto? Discutemmo di questo e proprio in quei giorni, leggendo un libro di Borges, trovai una cosa meravigliosa che gli portai. Cioè Borges, arrivato a 80 anni, dice: se io ricominciassi a vivere, cosa farei? Come vivrei? E dissi: Luigi, questo è proprio fatto per me. Cioè, quando uno esce dall'ictus e quindi ricomincia una nuova vita, che cosa dovrebbe fare? Questo è il mio vademecum. Tu che ne dici? Devo dire che lo approvo per intero, per cui termino leggendovelo. Che dice Borges? Dice: se io potessi vivere nuovamente la mia vita, cancelliamo questa frase e diciamo: se io potessi guarire dopo l'ictus, nella prossima cercherei di commettere più errori. Pensate che meraviglia. Non tenterei di essere tanto perfetto, mi rilasserei di più, sarei più stolto di quello che sono stato. In verità prenderei poche cose sul serio. Correrei più rischi, viaggerei di più, scalerei più montagne, contemplerei più tramonti e attraverserei più fiumi. Andrei in posti dove mai sono stato. Avrei più problemi reali e meno problemi immaginari. Io sono stato una di quelle persone che vivono sensatamente, producendo ogni minuto della vita. È chiaro che ho avuto momenti di allegria. Ma se potessi tornare a vivere, se riuscissi a guarire dall'ictus, cercherei di avere solamente dei momenti buoni, perché di questo è fatta la vita, solo da momenti da non perdere. Io ero una di quelle persone che mai andava da qualche parte senza un termometro, una borsa d'acqua calda, un ombrello, un paracadute. Se tornassi a vivere, viaggerei molto più leggero. Se io potessi tornare a vivere, comincerei ad andare scalzo all'inizio della primavera e continuerei così fino alla fine dell'autunno. Girerei più volte nella mia strada, contemplerei di più aurore e giocherei di più con i bambini, se avessi un'altra vita davanti. Ma vedete, ho 85 anni e non ho un'altra possibilità. Ecco, chi invece esce dall'ictus c'ha un'altra possibilità. Mi rendo conto che quello che ho detto esula totalmente dalle cose importantissime che vedrete oggi, però la dimensione umana dell'ictus forse merita qualche riflessione. Vi ringrazio.